Riteniamo la partita col Vicenza una partita molto importante, ma non fondamentale. La partita, ritengo queste ultime 8 partite un mini torneo dove sbagliare, dobbiamo cercare di sbagliare sempre meno perché i punti alla fine valgono il doppio. Questa è una partita importante, che sarà? Sarà un Avellino battagliero come sempre. E andiamo lì a giocarci con tutte le nostre forze. Abbiamo preparato la partita in ogni dettaglio perché questo Vicenza veramente che gioca veramente un bel calcio. Però andiamo lì senza paura a giocarcela a viso aperto. In queste ultime partite dobbiamo guardare la classifica perché i punti sono importanti. Fai, che ne so, un pareggio e subito gli altri vincono, quindi alla lunga bisogna guardarla questa classifica. Però, ripeto, questo è un mini torneo e noi andiamo là a giocarcela a viso aperto perché vogliamo arrivare in alto. Ogni partita ha la sua storia, quindi il mister guarda sempre al prossimo avversario. In base al modulo, in base alle caratteristiche avversarie, cerca di controbattere con le sue mosse in modo tale da poter portare punti, da vincere la partita. Quindi sono seduto qua come mister, però non lo sono e stiamo facendo un grosso campionato. Dobbiamo continuare così perché la gente lo merita ed è bello vedere tanta gente allo stadio che ci osanna, ecco. Ormai sono tutti allenatori preparati, tutte squadre molto organizzate, ogni partita è come giocare a scacchi. Ognuno fa la propria mossa e chi sbaglia meno alla fine vince la partita. Vediamo i risultati ogni domenica, ci sono sempre nuove, dove l'ultima vince magari con la prima, con le zone alte, quindi è un campionato difficile, ce lo aspettiamo, però non c'è niente di precluso, questa è una partita molto importante. Io penso che sia importante perché siamo stati bravi sia noi che il Vicenza a fare fino ad ora un ottimo campionato. Quindi gli obiettivi importanti passano anche da queste partite, quindi siamo contenti, ce la giocheremo senza pressioni, a viso aperto. Io penso che sarà una partita dove i primi minuti l'approccio sarà fondamentale perché mi aspetto un Vicenza che partirà fortissimo e noi dobbiamo partire allo stesso modo, meglio o di più. Quindi all'inizio sarà, penso, un primo tempo molto tirato. Le vittorie fanno bene, quindi la vittoria che abbiamo fatto sabato scorso ci ha dato quella spinta in più, ha fatto sì che il morale è cresciuto proprio per preparare questa partita nelle migliori condizioni. Agli occhi di tutti noi magari siamo brutti, però siamo molto efficaci. Io per la grinta, per la voglia di arrivare, vedo questo avvenimento molto vicino all'Atletico Madrid come modo di pensare. Noi cerchiamo di arrivare prima sulla palla e di far scoppiare il pallone, di controbattere comunque nei migliori dei modi la nostra filosofia. Quindi alla fine nel calcio contano i risultati. Se siamo lì su non penso che giochiamo male, vuol dire che qualche qualità l'abbiamo. Sappiamo che i tifosi fanno enormi sacrifici perché non è facile oggi come oggi, in una situazione di profonda crisi, partire da Avellino e fare, non lo so, 800, 1000 km. E parliamoci chiaro, sborsi molti soldi. Quindi lo facciamo per noi, lo facciamo per la società, lo facciamo anche per la città che ci segue e fa tanti chilometri per amore della maglia. Quindi cercheremo senza paura di fare una grossa partita come abbiamo sempre fatto.